Buongiorno ragazzi e benvenuti in pillole di Calisthenics. Oggi vediamo come eseguire in maniera ottimale la barchetta, la hollow, la classica tenuta base del Calisthenics. Tanto facile, tanto semplice, quanto molto facile altrettanto sbagliarla. Infatti proprio sugli esercizi base si vedono sempre gli errori più eclatanti e anche più frequenti. Prima di passare all'argomento ricordati di iscriverti sul mio canale YouTube e di seguirmi anche su Instagram, TikTok e Telegram, perché queste rubriche, pillole di Calisthenics, killer routine, le trovate anche lì sopra con degli spunti e delle chicche sempre differenti, sempre nuove sui vari canali. Dunque, la nostra barchetta, tengo il microfono in mano, molto spesso si vede una roba di questo genere. Tanti hanno fretta di portarsi in questa posizione, cercare di per voler fare qualcosa di subito più difficile, ma molto spesso si vedono degli atteggiamenti quasi come se stessi un po' appeso su me stesso. In realtà bisogna avere questo tipo di attivazioni qua. Prima di tutto quadricipiti tirati, ok? Bassa schiena aderente al pavimento, ok? Da qua bene in avanti con il mento e da qua stendo le braccia e guarda, gambe tirate, ma allo stesso tempo cerco di abbassarle mantenendo la bassa schiena a terra. Questo rende l'esercizio davvero terribile. Rivediamo, anziché stare mezz'ora trappito così, tiro bene le gambe, avanti con il mento, giù bene le gambe. Oh, questo sì che crea un effetto, una sorta di coppie di forze, dove a quel punto il bacino, in concomitanza con la contrazione degli addominali, si chiude bene. E quindi vado a formare proprio quell'atteggiamento, quelle attivazioni che poi ci verranno davvero utile nel riversare e poi in skills più avanzate con tutta efficacia, efficienza e sicurezza. Bene, rivediamo un attimino insieme. Quindi, anziché aver fretta di fare queste robe qua, mani in avanti, tiro bene, tiro le gambe, abbasso le gambe, quindi creo estensione a livello dell'anca. Questo è veramente terribile, fa arroventare letteralmente gli addominali, proprio perché si aggiunge bene questa chiusura di questa cerniera che è il bacino in concomitanza con la contrazione degli addominali. Bene, corri a praticare la barchetta in questo modo se ancora non l'avevi fatto e ci vediamo in un prossimo video.